La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Allora, andiamo avanti con il direttore HR dell'anno. Il premio va a Gianluca Perin, Generali Italia. Insomma, anche qui lo abbiamo ascoltato nel nostro CEO Summit, adesso le leggo la motivazione mentre la nostra Martina le dà il suo premio: per promuovere costantemente il benessere personale, la formazione e la crescita professionale, per gestire le risorse umane di un'azienda che cerca modi sempre più innovativi e inclusivi di lavoro, per favorire modalità di lavoro smart, piani su carriera, di carriera, su misura e più di 70 benefit di welfare. Beh, più di così si può sempre fare di più, però al momento diciamo che il premio è tutto che, insomma, guadagnato, quindi complimenti. Foto, un applauso a Gianluca Perin, direttore HR dell'anno. Siamo in compagnia di Gianluca Perin, Chief HR and Organization Officer di Generali Country Italia e Global Business Line. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, questa sera lei ha ottenuto nuovamente il riconoscimento come direttore HR dell'anno. Che commenti può fare a questa vittoria? Beh, prima di tutto devo dire un grande orgoglio, ma soprattutto penso un orgoglio per tutti noi, perché questo è un risultato, come sempre, di squadra, e averlo raggiunto per la quarta volta penso che sia un risultato veramente unico. Come sempre, le grandi squadre ovunque, nello sport, nella vita, vincono, e sono squadre che si ripetono se riescono a giocare sempre ad alto livello. Siamo riusciti anche a vincere soprattutto in un periodo così complesso come è stato questo della pandemia, dove però ci ha dato veramente stimoli a fare cose veramente nuove, e penso che quindi sia un premio che devo condividere con tutti i miei collaboratori. Ecco, come azienda avete un'ampia offerta di flexible benefits e un programma di welfare aziendale completo. Ce lo può descrivere? Sì, noi abbiamo la fortuna di avere Generali Wellion, che è leader nel mercato del welfare in Italia, quindi abbiamo una grande vicinanza con quello che succede nel mercato. Per noi è sempre stato un grande elemento fondante nella nostra offerta, nella people strategy della nostra azienda. Ricordo più di 70 benefit che offriamo ai nostri dipendenti. Devo dire che però abbiamo anche una grande reattività a quello che avviene, diciamo, nel mondo che ci circonda. Durante questa fase pandemica siamo riusciti veramente a cambiare l'offerta. Pensate che siamo stati 2 anni in casa, noi avevamo grandi offerte ovviamente sul terreno, sul field, e a offrire soprattutto una grande attenzione e vicinanza ai nostri dipendenti sul lato del benessere, della salute e del benessere, quindi per esempio tutte le attenzioni nel tema delle vaccinazioni e del benessere, allo stare bene magari quando si è stati 2 anni in casa, quindi come mantenere per esempio con una corretta dieta, come mantenere con giusti movimenti, lo yoga, il mindfulness, anche con grande attenzione al benessere mentale, che in questo momento di particolare di pandemia è stato un elemento nuovo che ci è stato richiesto dalle nostre persone. Quindi grande adattabilità, grande personalizzazione, e adesso abbiamo di fronte anche la sfida di cambiare la nostra offerta di fronte a un modello organizzativo operativo molto diverso, che è quello della, ovviamente, che noi chiamiamo Next Normal, che è il modello ibrido di lavoro. Il vostro impegno è molto forte anche su innovazione e digitalizzazione. In che modo si definisce? Guardi, l'innovazione secondo me, per noi, per la mia squadra, è il motore della nostra motivazione, quindi innovare gli strumenti è quello che noi tutti i giorni quando ci riuniamo ci poniamo la domanda, e l'innovazione passa gran parte per noi attraverso la digitalizzazione. Abbiamo digitalizzato tutti i nostri processi HR, che vanno dall'onboarding ma che vanno dalla vita all'interno dell'azienda. Noi abbiamo un'app fatta homemade che si chiama Employee App, per cui il dipendente lavora in azienda come lavorare
lavorerebbe all'esterno, quindi con tutte le burocrazie che ognuno ha nella propria vita concentrati all'interno di questo employee app, quindi come in questo caso la possibilità di entrare in azienda, di prenotare il proprio posto, la possibilità ovviamente di avere le note spese, di gestire le proprie assenze, le proprie ferie, la propria programmazione, ai rimborsi spesa, sanitari, eccetera, fino alla gestione sempre digitale della formazione che uno deve avere e deve costruirsi, ma anche fruire dove vuole e quando vuole. A maggior ragione in tutto ciò abbiamo dato grande attenzione a tutti gli elementi di data analytics, perché avendo digitalizzato abbiamo una grande massa di informazioni che possiamo gestire, questa ci aiuta a migliorare la vita delle nostre persone all'interno dell'azienda. Il tutto si è visto dal risultato della nostra survey appena fatta, dove abbiamo uno dei più alti tassi di engagement del nostro settore, di questo siamo molto fieri. Infine le chiedo come si pone la sua azienda rispetto allo smart working, in che modo viene organizzato e anche come vi muoverete in futuro. Per noi lo smart working era qualcosa già di reale prima della crisi e della pandemia. Lo avevamo già iniziato a applicare, c'è stata una grandissima accelerazione ovviamente, ma noi eravamo già pronti. Per noi lo smart working non lo chiamiamo, nel nostro accordo lo abbiamo chiamato next normal, perché non lo interpretiamo solo in quanti giorni sei a casa e quanti giorni lavori ovviamente in azienda. Poi noi abbiamo più modelli che va dal 4+1, 3+2 fino a 3 giorni a secondo del processo organizzativo, ma per noi soprattutto è un cambio profondo di mentalità, di modo di gestire l'azienda, di empowerment delle nostre persone, di capacità dei capi di programmare, delle capacità di valutare la meritocrazia su dati oggettivi e soprattutto una grande occasione di rivedere anche tutti i nostri sistemi HR in un'ottica totalmente nuova. Siamo di fronte, secondo me, veramente a una grande rivoluzione organizzativa per noi e non si può più tornare indietro. Infatti noi siamo stati i primi a segnare all'interno del settore in Ania un accordo quadro generale e poi fare il nostro accordo di generali, che è stato uno dei primi accordi in Italia, è stato molto citato in tantissimi giornali, oggi è uno dei punti di riferimento della normativa in materia. Quindi su questo noi pensiamo di essere veramente oggi un'eccellenza in Italia.